Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Chi punta alla salvezza e chi punta ad un campionato tranquillo? Alla domanda avremo una risposta dopo la sfida di oggi. Albino Leffe e Portogruaro, valida per l'undicesima di campionato, che mette di fronte due formazioni sull'orlo della zona calda, ma con i mezzi per puntare ad una tranquilla salvezza. Si gioca allo Stadio Azzurri d'Italia di Bergamo. Arbitra Cervellara di Taranto, coadiuvato dagli assistenti Vicinanza e Manna. Quarto uomo, Santo Nocito. Alla guida dell'Albino Leffe c'è Emiliano Mondonico, tecnico del Portogruaro, e Fabio Viviani. Al quinto scende Regonesi sulla sinistra, il cross in mezzo, ci prova Torri, palla alta sopra la traversa. Vediamo il cross deviato e poi l'intervento tentato da Torri, palla alta sopra la traversa. Al nono ancora l'Albino Leffe, la palla che arriva lunga a Bombardini. Bombardini, bello lo stop e il controllo di petto, a tu per tu con il difensore del Portogruaro, il cross, il colpo di testa di Momentè, alto sopra la traversa anche in questo caso. Al tredicesimo si fa vedere il Portogruaro, la palla arriva a Lanzoni che crossa subito in mezzo, ci prova Gerardi, bravo Tomasic, e poi viene anticipato Altinier, ex del Mantova. Vediamo ancora il cross di Lanzoni, il colpo di testa di Gerardi, bravo Tomasic, e poi non ci arriva per un soffio Altinier. Al ventiquattresimo Tarana per Gerardi, gli ritorna la palla, ancora Tarana, guarda in mezzo, parte il cross, Gerardi di testa, piazzato Tomasic, prende la palla. 27esimo minuto, Zenoni per Bombardini, Bombardini sempre lì sulla fascia destra, sulla posizione di Zenoni, Bombardini però fa tutto da solo, tiene palla, va sul fondo, riesce a crossare la palla in mezzo, di testa Torri, alto sopra la traversa, non impensierisce Francesco Rossi. Al 31esimo è ancora Bombardini che riceve palla, ci prova, palla troppo centrale, bravo Rossi, piazzato. 35esimo il cross di Bombardini, il velo di Geroni, ma bravo Torri che tra i difensori del Portogruaro batte il portiere Rossi, quinto gol per Omar Torri. Rivediamo ancora il cross, il velo involontario di Geroni e poi lesto tra i difensori del Portogruaro è Omar Torri a portare in vantaggio l'Albino Leffe. Secondo tempo con il Portogruaro che deve ribaltare il risultato di 1-0, inquadrato Emiliano Mondonico. Al 52esimo uno schema, la palla che arriva in mezzo, Torri per un soffio, non ci arriva. E poi libera la difesa del Portogruaro, deluso ovviamente Mondonico. Al 60esimo Geroni per Regonesi, parte il cross dalla sinistra, Torri di un soffio, non riesce a battere Rossi, il portiere del Portogruaro. E vediamo ancora il cross e di un soffio Torri non ci arriva. Un minuto dopo si fa vedere il Portogruaro, una botta dalla distanza, Tomasic in due tempi e poi scintille con Altinier, quasi una testata, però l'arbitro non ammonisce nessuno. Al 70esimo esce l'autore del gol, Omar Torri, entra Karamoko Sissé, nato in Guyana ma con passaporto italiano, ed esce anche Geroni ed entra Piccinni. Al 72esimo corner di Cunigo, esce a vuoto Tomasic, la palla rimane lì, ancora la palla in mezzo di testa Madaschi e poi Tomasic fa sua la sfera. 80esimo, ancora il Portogruaro, ultimo tentativo, Tarana dal limite, in due tempi Tomasic, la palla di rimbalzo davanti però riesce a far sua la sfera. Finisce 1-0 per l'Albino Leffe che sale a quota 12 allontanandosi dalla zona calda e scavalcando un Portogruaro che non vince da 5 giornate.